Kawabanga ragazzi e benvenuti in questo nuovo gameplay. Come potete vedere siamo su Far Cry 4, guardate che razza di spettacolo. Se già Far Cry 3 su 360 e PlayStation 3 era uno spettacolo per gli occhi, appunto qua si arriva alla perfezione secondo me. Veramente sono rimasto sconvolto. In questo gameplay non faremo missioni principali perché non voglio, come ho detto anche per il gameplay di Assassin's Creed, rovinarvi, spoilerarvi qualcosa, ma andremo prima di tutto a sbloccare una torre. Basta andare sopra, praticamente distruggere l'apparecchio e si sbloccherà la zona. Dunque potremo vedere le missioni secondarie da fare, le cose da raccogliere eccetera eccetera, un po' come ho detto prima in Assassin's Creed, che bisogna usare l'occhio dell'aquila dall'alto delle torri per sbloccare la visuale della zona. E in più andremo, dopo appunto aver conquistato una torre, a conquistare appunto un avamposto che ci permetterà di utilizzare i viaggi rapidi. Dunque potremo andare da una zona all'altra della mappa in modo veramente velocissimo. E tanto andiamo, guardate, cioè io sono rimasto veramente sconvolto ragazzi, continuo a dirlo, ma cioè una roba sul serio. Però andremo ad usare, se lo trovo, dove cazzo era, prima l'ho visto e non lo trovo più, useremo l'aeretto, che poi non è un aeretto ma è una gran figa. Dov'è? No, non c'è neanche. Ma che cazzo? Ma che cazzo? Guardatelo, eccolo là, il deltaplano, così, ragazzo. Ok, impostiamo la destinazione, che è in Tantamona. Onestamente non riuscirò mai a arrivarci, è lontanissimo, davvero lontanissimo. Quanti chilometri sono? Mille chilometri. Ah, che bello, volare, oh, cantare, oh, nel blu, dipinto di blu. Felice di stare quassù, contento. Intanto mi ammazzerò ragazzi, perché l'ultima volta che ho usato staffare, infatti sto andando contro tipo il mondo, e mi sono schiantato con gli alberi. Ah, non voglio. Mi sono schiantato sugli alberi e mi sono fatto gran male. Mi sono fatto gran male, ma intanto adesso direi di staccarci. Perfezione assoluta, perfezione assoluta, solo che adesso ci manca una cazzo di macchina. Dove andremo a prendere la macchina? Le scimmie cattive, guardate che cattive che sono. Oh mio Dio, quelle col culo rosso. E in questo gioco ragazzi si può sbudellare praticamente gli animali, cosa che non è che apprezzo tantissimo onestamente, però era come il 3, dunque uno si deve accontentare per forza, per fare pelle, per ricevere pelle, per poter poi costruire sacchi più grandi. Cos'è sta roba qua? Karma. Io non voglio essere cattivo, cioè voglio essere cattivo e basta. Ma sì dai, aiutiamoli si stronzi. Aiutati? Ho ricevuto karma? Completato! Che facile era! Bello, bello fare questi eventi così facili, bellissimo. Non voglio morire. Ah, cazzo! Cos'è? Porca puttana! Ah! Madonna! Avete visto? Le tigri! Ah no, cosa sono? Volpine? Beh, intanto scoiamole. Lo so ragazzi, non mi piace neanche a me far sta roba, ma è un gioco e dunque ci può anche stare, solo che... Tanto così prendo la pelle iperpotente e mi posso creare cose aggiuntive. Tanto qua c'è un altro animale, dunque facciamo anche questo. Vedete, io con questo posso crearmi nulla. Ah no, posso crearmi borsa esche. Questa cosa ha spazio per tre esche, dunque posso, come si dice, aumentare le esche appunto. Dunque creiamola, perfetto, mi sono già creato una fondina più capiente. Dai, andiamo, non c'è un'automobile qua. Non andare via, perché? Facciamocela a piedi, tanto mancano ancora. Ehi, fermo. Dammela! Cazzo, ma dai! È la terza macchina questa settimana! Dai, via! Ah, che bello! Che bellissimo! Via! Va via da davanti, va via! Ok. Che bello rubare le macchine agli altri! È la cosa più bella di sto mondo! Ok, giriamoci. Dov'è? Da qua? Sì, da qua. Che figata! Così, rubare le macchine! Ok, adesso dovremmo andare, penso, in su da qualche parte. Oh, il venditore. Ma non metterti in mezzo, ma sei... Non uccidere civili innocenti, ti metti in mezzo, sei anche cretino. Cioè, che cazzo, vedi una macchina e ti butti in mezzo? Cioè, non è che... intanto sto prendendo il controllo, praticamente. Guardate che roba. Dai, ragazzi, stiamo arrivando, mancano 600 metri alla torre, anzi 500 metri alla torre, dunque mi sento già casato a bestia. Sicuramente ci saranno nemici di sopra. No, in mezzo alle montagne. Via. Ma sei proprio cretino! Ma dai, ti metti in mezzo anche te! Ma trovo tutti i civili ignoranti! Dai! Cioè, non è possibile! Io passo così tranquillamente. Cos'è sta roba? Evento ostaggi, uccidi le guardie e salva gli ostaggi. Ah, ok. Ma muori! E anche in malo modo! Tanto rubiamogli le cose, dov'è? Rubiamo cose a cazzo. Ok, salviamo sto ostaggio qua. Oh, ti ho liberato, grazie, prego. Muori! E male! Merda!
Merda, 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 merda. Vai. Ok, non ci dovrebbero essere altri nemici, penso, spero. Dai che stiamo arrivando. Dai che stiamo arrivando. E siamo su, siamo arrivati ragazzi. Ecco la campanona gigante. Siamo sopra la torre, guardate che razza di vista fantastica che si vede da qua, che si può ammirare. Adesso bisogna spaccare questo affare di rotta segnale. Molto cattivo, cioè. Torre liberata. E adesso partirà tipo l'aquila che fa il giro della torre. Guardate, guardate, guardate. Wow. Tipo Assassin's Creed. Casa di Prabin. E ovviamente ci sbloccherà, come ho detto prima, missioni secondarie, incarichi, ci farà vedere dove sono le auto, dove ci sono i tesori, i gioielli, eccetera, 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 le piante, gli animali e cose così. Dunque è molto ma molto utile sbloccare torri. Ogni torre che libereremo riceveremo anche un'arma aggiuntiva. Dunque adesso usiamo il cavone che ci porta giù. Oh mio Dio ragazzi, guardate! No! Guardate che roba! Bellissimo! Adesso ci schianteremo sicuramente, morirò sicuramente, ma voglio assolutamente provarlo. Dunque andiamo, mettiamo qua la destinazione, perfetto, perfetto. Vediamo se me la segna, sì. E montiamo. Come si usa sto affare? Allora, sali, scendi, spara. Ah, perfetto. Bellissimo! Oh mio Dio! Ma è bellissimo! Non si può mettere la telecamera tipo in terza persona per farvi vedere? No! È troppo bello! Guardate! Cioè, io posso guardare tutto! Cioè, è bellissimo! No, spero che si possa usare tipo da portarlo nella base. Adesso ci sarà il casino più totale perché non dovremmo farci scoprire da quegli stronzi. Cioè, potremmo anche farlo, solo che se scatta l'allarme dopo vengono... Che cazzo, che cazzo? Cos'è, cos'è? Ehi, ehi, ehi! Perché, perché? Che cazzo? Ah, ok, sono troppo alto, va bene. Mi stavo già cacando addosso, pian piano sarà meglio scendere. Allora là si trova il rifugio. Dunque io direi di metterlo. Vediamo se sotto non c'è niente. Dovrei riuscire a atterrare. Dai. Ma che figata! Oh mio Dio! Cioè, ok, è bellissimo. Prima di tutto bisogna vedere quante guardie ci sono. Oh, bellissimo, ho chiamato i mercenari. Vediamo se arrivano più che altro, perché ne dubito fortemente, onestamente. E intanto, mentre arrivano, noi andiamo là. La cosa figa è che possiamo nasconderci e passare inosservati, sempre se ci riesco, ovviamente. Ogni volta che lo dico, mi beccano. Dai, 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 vai! E uno. Merda! Dai, allora visto che ha scattato l'allarme, possiamo anche andare a fargli fuori. Dai! Stiamo arrivando lì! Sì, dai però, vi ho chiamato 3 ore fa, che cazzo fate? C'è una tomba che ti aspetta. Un attimo, muori! Stiamo arrivando dalla strada! Sì, ho capito, va bene, dai, basta che è arrivato in fretta e non tra 35 anni. Dai, veloce, veloce, veloce! Cura, 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 cura! Sì, sbloccato! Dopo essere quasi morto. E vai, avamposto sbloccato. Oh, i miei amici non sono neanche venuti, onestamente li ho chiamati. Adesso arrivano! Adesso, dopo averlo sbloccato, ma che cavolo! Guarda, io ti ucciderei per questo, ti ucciderei. Però sono troppo buono e lascio stare. Se no, veramente avresti fatto una fine di merda. Di merda. Comunque, avamposto sbloccato, come ho detto prima. Dunque, posso spostarmi finalmente. Anzi, devo sbloccare prima la torre per rendere visibile la zona. Ma comunque, posso spostarmi in questa zona velocemente, senza dover, appunto, usare mezzi di trasporto. Però guardate quanto grande che è la mappa, che non ho detto che è praticamente grande come quella di Far Cry 3, solo che è sviluppata anche in altezza. E che dire dunque, spero che questo gameplay dedicato a Far Cry 4 vi sia piaciuto. Un pollice in su è sempre gradito, preferiti se volete, un commentino lasciatelo qui sotto e al prossimo video.